Franca, centinaia di ragazzi sono stati coinvolti nell'iniziativa sportiva di beneficenza Corsa contro la fame. Allora scopriamo di che cosa si tratta nel servizio di Michele Peraggine. Quasi 700 le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo Amedeo d'Aosta di Martina Franca che hanno preso parte all'evento solidale nell'ambito del progetto Corsa contro la fame, una iniziativa sportiva di beneficenza che ha consentito, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di recuperare risorse destinate alla fornitura di pasti per coetanei del Madagascar. Questo progetto Corsa contro la fame è un progetto proprio didattico, internazionale, che ha lo scopo di sviluppare e sensibilizzare la coscienza dei nostri ragazzi verso quei paesi poveri, che soffrono la fame, che sono i bambini malnutriti. Quando l'anno scolastico volge al termine, gli alunni di scuola media hanno dato vita ad una festa dello sport con attività diverse di intrattenimento e prove agonistiche multidisciplinari, con la consapevolezza di fare qualcosa di importante e utile per gli altri. E siamo contenti perché stiamo aiutando questi bambini che non hanno la stessa fortuna. Per noi riuscire a in qualche modo aiutare i bambini meno sfortunati di noi attraverso lo sport è una cosa veramente fantastica. La campagna di raccolta fondi a Martina Franca ha fatto registrare un'adesione sostenuta, 8.375 gli euro che ora saranno spesi per soddisfare il bisogno di cibo di 311 piccoli cittadini di un paese povero dove la fame è una drammatica realtà e lo sport ha confermato di poter essere un valido vettore di impegno sociale a favore delle nuove generazioni. Al Politecnico.